ci hanno chiesto di destinare altre 12 aule del MASI per ospitare le prime 12 classi del Poeri. Solo il MASI contribuirà a questa situazione? In questa fase sì. Da quando si prende? Non le oso dire, stiamo aspettando la provincia che faccia le determinazioni. Diciamo che viene penalizzato il MASI, chiaramente, che avrà dei grossi sacrifici da questa vicenda. Perdiamo delle aule, perdiamo la sala docenti, perdiamo il bagno delle ragazze, perdiamo l'aula dei disabili. Sì, aggiustiamo una cosa, ero certo. Fino a quando? Se ne parla di 3-4 mesi, perché riaprono le 24 aule del Poerio che sono attualmente interdette, quindi hanno chiesto solo 12 aule. Poi fra qualche mese, quando finiranno i lavori delle 12 aule, dovranno iniziare i lavori delle 24 e credo che ipotizzeranno i doppi turni da marzo-aprile. Però quindi comunque noi siamo pregiudicati. Noi siamo interessati solo in questa fase, è successo. Esatto, un intero anno scolastico. In questo modo. Gli altri sono 12, gli altri sono 36 aule. Sono 36. 24 vengono in qualche modo riaperte. Riaprire tra 3-4 mesi. No, subito 24, entro pochi giorni le riaprono. Perché sono agibili. Dici che fanno dei lavori e le rendono agibili. Grazie. 12 invece che devono essere oggetto di ristrutturazione si sposteranno al massimo. Quando finiranno i lavori di queste 12, si occuperanno le 24 e quindi dovranno trovare altre 12 aule e probabilmente in quel caso faranno di pomeriggio. Solo il MASI. Come scuola collaboriamo solo noi, come Lanza. No, il Lanza è coinvolto in quanto ha delle aule che sono oggetto di ristrutturazione.